Domani una celebrazione importante per la Chiesa di Verona, con l'anniversario della dedicazione della cattedrale e la cresima di 4 adulti, Santa Messa in diretta alle 18.30. In tutto il Veneto oggi riprendono le attività scolastiche, oltre 566.000 gli studenti che tornano sui banchi. Siamo stati stamattina all'Istituto Virgo Carmeli. La grande sfida International lo scorso fine settimana ha portato in piazza nel centro storico di Verona decine di persone con arte, musica ed eventi di sport, attività per sostenere la cultura dell'inclusione verso ragazzi e adulti diversamente abili. Bentrovati a tutti voi da Telepace News. Terminati i giorni della novena alla Madonna del Popolo, un altro appuntamento importante per la Chiesa di Verona, ovvero l'anniversario della dedicazione della cattedrale. Domani sera alle 18.30 la Santa Messa in diretta. Ascoltiamo. Sono 12 le croci, ognuno su una colonna della cattedrale, che domani durante la celebrazione dell'anniversario della dedicazione saranno illuminate per ricordare che questo luogo, il Duomo di Verona, è stato dedicato alla preghiera nel lontano 1187, un gesto che verrà ripetuto per l'835esima volta domani nella celebrazione delle 18.30. La cattedrale è il segno della comunione tangibile di tutta la Chiesa di Verona. Proprio la cattedra del Vescovo indica non tanto il suo potere, ma il suo servizio comunionale che c'è con tutte le parrocchie, con tutti i parroci e con tutti i fedeli. Ed è un rito antichissimo quello di dedicare, di consacrare le chiese, in modo particolare le cattedrali. Questo rito lascia un segno visibile sull'edificio, sono 12 piccole croci, che proprio al momento della consacrazione e dedicazione sono poi unte con l'olio della consacrazione per indicare che quell'edificio per sempre è dedicato alla preghiera e al momento di riunione dell'Assemblea Cristiana. È un segno molto bello che quest'anno acquista anche un significato particolare, oserei dire, sia per la comunione con la Chiesa Universale, il Sinodo. Lo viviamo quindi con questo desiderio di essere una chiesa viva, non soltanto una chiesa che ha delle pietre belle dove poter ritrovarsi a pregare. E la seconda perché c'è una chiesa diocesana che sta attendendo il nuovo pastore. La Santa Messa, con l'anniversario della dedicazione, sarà una delle ultime presiedute dal vescovo uscente Zenti. È importante per la cresima che riceveranno 4 adulti. Sarà una delle ultime celebrazioni ufficiali del vescovo Giuseppe. Ci saranno presenti delle persone adulte che per vario motivo riceveranno il dono della cresima, qualcuno perché ne ha bisogno per il sacramento del matrimonio, ma per qualcuno anche come cammino di ripresa della fede all'interno della vita cristiana. Non sono molte queste persone, in primavera ci sono state 30 cresime degli adulti, questa volta sono 4 persone, ma ognuna con una storia particolare alle spalle, molto significativa. Quindi vi ricordo l'appuntamento importante per domani sera alle 18.30 su Telepace e Radio Pace, in diretta con l'anniversario della dedicazione della Cattedrale di Verona. Giornata importante quella di oggi, 12 settembre, per la ripresa in tutto il Veneto delle attività scolastiche. Oltre 566.000 gli studenti che tornano sui banchi. Siamo stati questa mattina all'Istituto Virgo Carmeli di Verona. Suona la campanella in tutto il Veneto oggi. Si torna in classe dopo un'estate di vacanza e oggi anche nell'Istituto Virgo Carmeli, in zona Golosine, quartiere sud di Verona, i bambini e i ragazzi si presentano puntuali, chi per il primo anno, chi è felice di tornare per rivedere i compagni di classe e finalmente ad un anno che inizia con qualche restrizione, ma sostanzialmente nella normalità. Siamo tornati quest'anno senza grosse restrizioni, non abbiamo più l'obbligo delle mascherine, del distanziamento. Insomma, siamo felici perché possiamo finalmente rivedere il sorriso di questi bambini. Quanti sono le classi, i bambini qui e come sta andando la mattinata appena iniziata? Allora, qui abbiamo 125 bambini divisi in 5 classi, abbiamo una sezione appunto per classe. La mattinata sta procedendo normalmente, abbiamo fatto il nostro ingresso, abbiamo qualche bambino di prima con qualche lacrimuccia perché insomma c'è il cambiamento, però tutto sommato le insegnanti se li coccolano, sta andando bene. Come sarà questa prima settimana? Prima settimana è sicuramente una settimana un po' particolare con tutte attività di accoglienza per riprendere il ritmo scolastico.
Nell'istituto ci sono anche le secondarie di primo grado, 3 classi, 74 studenti in tutto, che tornano già carichi, senza mascherine, perlomeno chi non ha problematiche che lo rendono particolarmente fragile o chi non ha avuto contatti con positivi. Questo è previsto nella nuova normativa e si riprende con la voglia di condivisione. Entusiasmo anche per gli insegnanti che così riescono a fare maggiormente il proprio lavoro di istruzione ed educazione dei ragazzi. Si ricomincia con un grande entusiasmo da parte, prima di tutto ho notato questo entusiasmo da parte degli insegnanti, già il primo collegio docenti, perché comunque si ha voglia di tornare alla normalità e con il decreto ministeriale che abbiamo oggi in nostro possesso le restrizioni sono diminuite, per cui pur con accorgimenti importanti che rimandano molto ad una responsabilità da parte delle famiglie e degli insegnanti, però si può veramente ampliare una progettazione, si possono di nuovo progettare delle uscite didattiche con più libertà. Ecco, questo è un mestiere bellissimo, noi vengono affidati dei ragazzi che crescono e il contributo nostro nella loro crescita umana è fondamentale. Dal 16 settembre fino al 17 ottobre è possibile richiedere il buono regionale per l'acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dai programmi di studio. Il contributo per l'anno scolastico appena iniziato, erogato dal Comune Veneto di residenza di ogni studente con fondi dello Stato, viene concesso alle famiglie per la copertura della spesa documentata già sostenuto o ancora da sostenere in caso di prenotazioni dei libri. La domanda si compila esclusivamente via web collegandosi al sito della Regione Veneto nella sezione Buono Libri Web. Nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova, l'Aula Magna di Palazzo del Bo domani alle 17 ospita la Nobel Lecture dal titolo La rivoluzione degli esopianeti sul percorso di Galileo del fisico e astronomo svizzero Didier Queloz, premio Nobel per la fisica nel 2019. L'evento è aperto al pubblico, per partecipare è richiesta la prenotazione. La grande sfida International lo scorso fine settimana ha portato in piazza nel centro storico di Verona arte, musica ed eventi di sport con attività come gesto di inclusione per ragazzi e adulti diversamente abili. Sabato in particolare gli artisti di strada. Vediamo. Let's ride! Sono venuti anche da Israele per partecipare al 15° festival con artisti di strada con diverse abilità, chiamato Incontrarti, l'incontro attraverso le arti. Gli Abait Shel Ronit di Tel Aviv, Israele, hanno partecipato cantando e danzando sugli stoni di Piazza Bra davanti ai passanti incuriositi. Oltre a loro si è esibito Sauro Lascialfari con la Dance Ability e poi domenica spazio allo sport in piazza. Due giorni in cui la città di Verona diventa una città accogliente e accoglie persone con disabilità che vengono da varie città italiane, ma anche da alcune nazioni straniere. Questa mattina siamo nelle piazze del centro con numerosi artisti, mattina e pomeriggio, che ci danno un'idea di come poter trasformare la difficoltà della vita in bellezza. Diversi artisti diversamente abili e normodotati erano presenti insieme su palcoscenici improvvisati in varie zone del centro storico di Verona come via Mazzini, piazza Erbe e piazza Dante. C'era la musica di Andrea Speri, la danza delle Crisalidi e del gruppo della Grande Sfida, che hanno emozionato gli artisti stessi e numerosi turisti e cittadini presenti in città. Allora, la danza è un mezzo di comunicazione molto importante, un mezzo di dove ciascuno di noi può esprimere la propria creatività, perché noi utilizziamo la danza con un metodo proprio creativo dove è possibile esprimersi ogni persona, ciascuno di noi ha la possibilità proprio di esprimersi a seconda delle proprie capacità e potenzialità. Torniamo nelle piazze dopo un periodo per tutti di isolamento, di difficoltà, che certamente anche molte persone con disabilità hanno patito molto, ma torniamo con un messaggio, appunto proviamoci, let's try, è un invito a provare insieme a cambiare le cose, a vivere le cose guardando e cercando comunque il lato resiliente, il lato positivo. Che dopo una sconfitta ci si rialza nuovamente, ogni giorno con tenacia ed instancabilmente, non importa cosa è stato, le paure che ho affrontato.
e oggi si è tenuta la presentazione della grande sfida On Tour. L'evento toccherà vari paesi dei diversi distretti dell'Us 9 Scaligera in provincia di Verona, sempre con eventi sportivi, culturali e artistici. Dal 13 al 17 settembre si terrà nel comune di Zevio, poi dal 20 al 24 settembre nel comune di Sona, a Lavagno dal 26 settembre al 1 ottobre e nel comune di Verona dal 27 al 30 settembre. Ci sarà anche la Street Gallery dal 27 settembre al 9 ottobre presso i negozi del centro della città. Ed ora parliamo di arte popolare antica come le pitture rupestri, in particolare della Madonna del Begale, del pittore viandante Celestino Dal Barco. Gianfranco Tommasi. Già nel IX secolo la Lessinia geograficamente era indicata come montagna a nord di Verona dedicata al pascolo, ma oggi possiamo dire che la Lessinia con il suo parco naturale è più di un ambiente montano. Il suo territorio apre uno sguardo unico nel suo genere sulla natura, sull'attività dell'uomo, con immagini orografiche di interesse naturalistico, ambientale, storico e culturale. Inoltre la tradizione popolare dei suoi abitanti ha arricchito questo territorio conservando un patrimonio di arte architettonica espressa nelle costruzioni abitative, erigendo caratteristiche contrade, nonché un'arte devozionale che va dai capitelli alle pitture rupestri. Una di queste è la Madonna del Begale o dell'Allocco, che si trova in un anfratto roccioso sul fianco della montagna alle spalle della contrada Martin dell'abitato Corso, che sorge a mezza strada tra Lugo di Grezzana e Cappella Fasani di Arbezzo. Il luogo della pittura rupestre si raggiunge attraverso un ripido e accidentato sentiero che noi percorriamo con l'aiuto del signor Erminio Fasani, che ci fa da guida. Raggiunto l'anfratto roccioso, ci troviamo di fronte a questa pittura che raffigura la Madonna con bambino, attribuita a Celestino Dal Barco, pittore viandante nato a Chiampo nel 1800. Si ritiene che il pittore Dal Barco abbia dipinto oltre 5.000 affreschi e dipinti rupestri, soprattutto in Lessinia e nelle zone montane di Crespadoro, Recoaro e Valli del Pasubio. Per la sua caratteristica arte devozionale, Dal Barco viene definito il pittore dagli occhi chiusi, perché le sue Madonne, al posto degli occhi, hanno un trattino di pennello. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Telepace.